Bisogna essere molto forti per amare la solitudine. Bisogna avere buone gambe e una resistenza fuori dal comune. Non si deve rischiare raffreddore, influenza e mal di gola. Non si devono temere rapinatori o assassini. Se tocca camminare per tutto il pomeriggio o magari per tutta la sera, bisogna saperlo fare senza accorgersene. Da sedersi non c'è, specie d'inverno, col vento che tira sull'erba bagnata e coi pietroni tra l'immondizia umidi e fangosi, non c'è proprio nessun conforto. Su ciò non c'è dubbio. Oltre a quello di avere davanti tutto un giorno e una notte senza doveri o limiti di qualsiasi genere. Il sesso è un pretesto. Per quanti siano gli incontri, e anche d'inverno, per le strade abbandonate al vento, tra le distese di immondizia contro i palazzi lontani, essi sono molti, non sono che momenti della solitudine. Più caldo e vivo è il corpo gentile che unge di seme e se ne va, più freddo e mortale è intorno il diletto deserto. È esso che riempie di gioia, come un vento miracoloso, non il sorriso innocente o la torbida prepotenza di chi poi se ne va. Egli si porta dietro una giovinezza enormemente giovane. E in questo è disumano, perché non lascia tracce, o meglio, lascia solo una traccia, che è sempre la stessa in tutte le stagioni. Un ragazzo ai suoi primi amori altro non è che la fecondità del mondo. E il mondo così arriva con lui, appare e scompare come una forma che muta. Restano intatte tutte le cose e tu potrai percorrere mezza città, non lo ritroverai più. L'atto è compiuto, la sua ripetizione è un rito. Dunque la solitudine è ancora più grande se una folla intera attende il suo turno. Cresce infatti il numero delle sparizioni, l'andarsene e fuggire, e il seguente incombe sul presente come un dovere, un sacrificio da compiere alla voglia di morte. Invecchiando però, la stanchezza comincia a farsi sentire, specie nel momento in cui è appena passata l'ora di cena, e per te non è mutato niente. Allora per un soffio non urli o piangi, e ciò sarebbe enorme se non fosse appunto solo stanchezza e forse un po' di fame. Enorme, perché vorrebbe dire che il tuo desiderio di solitudine non potrebbe essere più soddisfatto, e allora cosa ti aspetta? Se ciò che non è considerato solitudine è la solitudine vera, quella che non puoi accettare. Non c'è cena o pranzo o soddisfazione del mondo che valga una camminata senza fine per le strade povere, dove bisogna essere disgraziati e forti, fratelli dei cani.